Alfredo Guliseno, ex consigliere comunale nella giunta di Gattopardo 3, impennacchiato con il sindaco Attellaps. Tu avevi la delega ai centri anziani, però, caso unico, l'hai riconsegnata. Allora, precisiamo che non faccio parte dei Gattopardi. Stavi nella maggioranza di Gattopardo 3. Ti spiego il perché. Non ho problemi di spiegazioni per quanto riguarda questa mia uscita. E dal momento che il sindaco ha azzerato tutti quanti gli assessori, chiaramente io, facendo parte di Frascati a Sinistra e avendo tolto l'assessore Morelli che fa parte di Frascati a Sinistra, ho sentito il dovere politico e la coerenza politica di chiedere dimissioni. E là l'impennacchiato al decoro urbano, quello non c'è appartito? Io parlo per me, per me, non parlo per gli altri. Quindi è solo una questione di fedeltà al partito? È solo una questione di coscienza, di coerenza, di fedeltà alla lista civica, perché noi facevamo parte anche di Selle, lo sai tutta la storia, quando fummo scippati durante il periodo del referendum, chiamiamolo referendum politico, delle primarie. Scippati da cosa? Scippati dal sindaco, perché noi facciamo parte di Selle, io ho fatto una scelta politica, dopodiché quando vinse il Spalletta, come sempre faccio rispetto alle regole del gioco, mi sono staccato da Stefano Di Tommaso, come era nel regolamento, si era detto che chi vinceva le primarie bisognava appoggiarlo, e così io poi sono passato con Spalletta, perché io Spalletta l'ho conosciuto durante il viaggio. E io pure al ballottaggio ho votato Spalletta. E siamo in due. Per mandare via i Gattopardi, però. Perché speravo, dico, vabbè, questo commercialista ci magna quei conti, una cosa o un'altra. Ha denunciato quello che io denunciavo da 7-8 anni. Caro Angelo, tu che il bilancio era un'intervista che va oltre le mie capacità politiche. Il bilancio è farlocco, sì, e tutti sì. Io non posso entrare in merito, tu mi hai chiesto di fare questa intervista, non mi sono esonerato a questo, però ti voglio dire che praticamente queste sono cose che devi chiedere ai competenti dell'assise comunale. Tu stavi seduto vicino a Gattopardo 2. E i residui attivi, quando da 20 milioni che aveva lasciato il sindaco Molinari piano piano erano arrivati a 63, Gattopardo 2 che te diceva? Guarda, tu sai benissimo che venivano elaborati dal revisore dei conti, c'era l'ufficio apposito, quindi il consigliere non può essere un non mi risponde come sua eccellenza Casa Grande. Noi ci fidavamo dell'assessore e dei dirigenti, perché poi è arrivato a Tellaps. Il consigliere comunale, tu lo sai, non può essere un tuttologo, si deve anche attenere a quello che viene detto dagli uffici e poi dai revisori di conto. Ho capito, ma quando tu hai 34 milioni di giro d'affari del comune. Adesso stiamo uscendo fuori tema, ma tu mi hai fatto un'intervista perché mi hai detto sono stato spennacchiato. Spennacchiato. Questo l'ho deciso io insieme a Morelli e a Marciano, per un dovere politico, la coscienza e la coerenza deve essere sempre presente. Non è un messaggio contro la persona del sindaco, ma per una valutazione politica. Però se questo te posso dire. È però una valutazione politica. No, è dopo rispondi. È mio figlio. E dopo gli dici, papà sta a fare un'intervista. Ma scusa, no, però una valutazione politica, no. Allora, andiamo a una valutazione politica. Per motivi miei, io non sono soddisfatto degli assessori. Che erano i più bravi, ha detto Messer Peduto. Ma c'ero anch'io nel riunione del consiglio. C'eri, no? L'ultimo, sentivo tutto quanto. Ma
Che mossa ha fatto il sindaco? Non lo so, guarda, questo lo devi chiedere a lui. Cioè, se io non sono soddisfatto, prima preparo... Certo, ha smarcato tutto, adesso vedremo a breve quello che dirà. Forse è a breve, già stiamo ai tempi supplementari, perché... Adesso arriveremo ai rigori, lunedì martedì ci sarà rigore... Ci sono i rigori? Basta che non escono fuori le palle che devono uscire fuori, se lui entra dentro la squadra ce l'ha e bisogna prenderne atto. Ho capito, ma il PD che fa? Non lo devi chiedere, dopo quello... io non faccio parte del PD. Un'intervista, tu stai facendo un'intervista a colui che si è dimesso per motivi di coerenza. Io altre cose ne posso se portare. Tu facessi parte del PD, perché poi insomma voi ci avete Migliore che è uscito da Sella e è passato nel PD. Allora Gulisano, non solo lui, anche altri. Gulisano esce da Sella e passa nel PD. Allora se tu oggi fossi nel PD. E non me ce trovo, quindi non te lo posso dire, ti dobbiamo concludere, più di questo non te posso allora... dire, aspetto con ansia come cittadino la nuova squadra e speriamo che vada bene, altrimenti allora aspettiamo i tempi supplementari con Manna Affini, magari pure i rigori e poi... Senti, ma dopo voglio fare una bella cosa, te voglio portare a far vedere dove mi sto a fare casa nuova. La tua villa? La mia villa. Okay.